Nel video di oggi voglio farvi vedere cosa è stato nascosto nelle presentazioni delle macchine del 2022. Ci sono tante novità tecniche che sono state volutamente nascoste dai team e anche tanti elementi che poi non andranno a esserci effettivamente sulla macchina. Quindi diciamo degli elementi per distrarre gli avversari. Se avete qualsiasi domanda sulle macchine del 2022 chiedete pure nei commenti. E quali sono le novità tecniche più interessanti che avete notato? Scrivetele pure nei commenti che così andiamo a parlarne insieme. Come sempre vi ricordo di lasciare un like per supportare la serie della Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Tra l'altro ragazzi, domani sarò in live per la presentazione della Ferrari che sarà alle 14, quindi vi aspetto carichi per vederla insieme. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Grazie a tutti quanti i messaggi di supporto, delle critiche costruttive e ora iniziamo subito con il video. Echoed through the ages, Formula 1's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. Questo video è diviso in tre punti. Nel primo punto andremo a analizzare le analogie che ci sono tra le macchine del 2022 presentate in questi giorni. Nel secondo punto andremo a vedere le differenze principali, quelle più interessanti, quelle meno interessanti. Diciamo i colpi di genio di un team e gli strafalcioni invece commessi. Mentre nel terzo punto, quello più interessante secondo me, andremo a vedere le parti nascoste delle macchine del 2022. Quello che i team non hanno volutamente mostrato nelle presentazioni. Ok, iniziamo subito con il primo punto. Le analogie sono tante tra le macchine del 2022. Abbiamo visto nell'ala anteriore divisa in quattro profili. Abbiamo visto il dettaglio del profilo più basso che è più distaccato rispetto agli altri profili. Questo per permettere ai flussi di andare ulteriormente a sollecitare il fondo a vettura. Più team come Aston Martin hanno utilizzato, altri invece hanno fatto una filosofia diversa che andremo a vedere poi nel secondo punto. Ma quella sembra la linea generale che seguiranno tutti. Un'altra cosa che è stata introdotta da McLaren ma verrà seguita da tanti altri team: sulla parte esterna dell'ala anteriore sono presenti dei profili per incanalare l'aria e portarla all'esterno della vettura. Questa è una cosa che la FIA aveva sconsigliato ai team di fare per le auto del 2022. Infatti le vetture del 2022 sotto il regolamento della FIA devono cercare di limitare la quantità di aria che va all'esterno della macchina. Ma questa soluzione qua di McLaren, aiuteranno sotto il profilo aerodinamico. Bisognerà vedere poi se altri team riprenderanno questa soluzione che è stata approvata dalla FIA. Un'altra cosa in comune che hanno tutti i team, al di là della scelta delle sospensioni push road o pull road sulla parte anteriore, è quella di sfruttare le sospensioni in maniera aerodinamica per incanalare l'aria sia nella parte del fondo della vettura ma anche nella parte delle pance e quindi dei radiatori. Un'altra cosa molto interessante che abbiamo visto in più team che hanno utilizzato questa soluzione è quella dell'ala anteriore a cucchiaio, che ti permette di avere ancora più flussi che vanno sulla parte inferiore della macchina, quindi sfruttare ancora di più l'effetto Venturi e avere più carico aerodinamico. Un'altra scelta molto interessante che abbiamo visto in più team, al di là della scelta delle pance che è diversa tra tutti i team e andremo a analizzare poi nel secondo punto, tutti i flussi che passano dalle pance di mandarli nella parte posteriore della macchina, in particolare nella zona del differenziale e del beam wing. Il beam wing che è stato reintrodotto quest'anno. Anche qua ci sono diverse interpretazioni che andremo a vedere poi nel secondo punto. Infatti le macchine quest'anno avranno tanto carico sia nella parte centrale, la parte del fondo tramite l'effetto Venturi, ma è stato sottovalutato anche il fatto che il carico verrà generato tanto dalla parte posteriore della macchina, in particolare dal beam wing, dal differenziale e anche dalle appendici aerodinamiche presenti nella parte posteriore della macchina accanto alle sospensioni. Oltre alla presenza anche del gurney flap che abbiamo visto in molte vetture presentate in questi giorni, beh, sicuramente tutte queste soluzioni andranno a incentivare il carico aerodinamico. E ora invece passiamo al secondo punto, andiamo a vedere le differenze tecniche e le novità introdotte da ogni team. Anche diciamo le diverse filosofie adottate da ogni team sullo sviluppo della vettura. Su questo punto ci sono un sacco di cose da dire ed è molto interessante secondo me da analizzare. Partiamo dall'ala anteriore. Abbiamo visto diverse filosofie dell'ala anteriore, in particolare quella di Aston Martin e McLaren, che presenta il primo profilo molto alto per cercare di incanalare l'aria che va sul fondo a vettura, come abbiamo detto anche nel primo punto, e con un muso un pochino più corto che quindi termina diciamo l'ala anteriore con il primo profilo che è molto largo. Un'altra soluzione invece adottata più da Alfa Tauri e anche da Alfa Romeo, che abbiamo visto in pista a Fiorano con la livrea camouflage, e anche Williams ha fatto vedere nel filming day a Silverstone con la vettura ufficiale, è quello di avere un'ala meno inclinata, più sporgente, che termina col muso, e al posto di avere l'ultimo profilo dell'ala anteriore molto largo per incanalare l'aria, avere un effetto cucchiaio ancora più accentuato rispetto agli altri team, che ti permette di incanalare l'aria sul fondo della vettura. Un'altra differenza principale sono sulle sospensioni. Molti hanno deciso di andare sulle sospensioni push road all'anteriore, molti pull road al posteriore, anche il contrario. Diciamo che la filosofia di base è push road all'anteriore e pull road al posteriore, come è stato anche negli scorsi anni. Però secondo me la filosofia che ti permetterà di avere
anche più sviluppo a vettura e anche più vantaggi è quella di avere il pull roll dall'anteriore e il push roll dal posteriore, come ha fatto anche McLaren. Mentre per esempio Williams, Alfa Tauri e Aston Martin hanno utilizzato il push roll anteriore e il pull roll posteriore classico degli scorsi anni. Ora voglio parlare invece della parte più interessante delle differenze che abbiamo visto tra tutti i team, la parte delle pance. Infatti qua abbiamo visto dei strafalcioni, quello di Aston Martin tra virgolette, e invece dei colpi di genio come quello di Alfa Tauri, che ci dà anche una chicca che vedremo anche sulla Red Bull 2022. Partiamo subito dalla chicca di Alfa Tauri, perché abbiamo visto un colpo di genio di Adrian Newey probabilmente nel disegno delle pance, perché si può vedere chiaramente che è fatta davvero bene, il disegno è stato studiato tanto, le pance sono posizionate in alto e sono a forma squadrata. Possiamo vedere che nella parte inferiore delle pance l'aria va direzionata alla parte esterna della macchina, quindi crea l'effetto outwash, mentre la parte superiore della macchina è divisa in più zone che convogliano l'aria tutta nella parte posteriore della macchina, e quindi la zona del beam wing e del differenziale. Questa è una soluzione geniale, secondo me, fatta da Adrian Newey, che poi verrà ripresentata anche sulla Red Bull probabilmente. Ricordiamoci che Alfa Tauri e Red Bull utilizzano la stessa galleria del vento, quindi potranno avere soluzioni simili, magari Red Bull avrà soluzioni ancora più estreme. Anche McLaren presenta un profilo simile a quello di Alfa Tauri, con le pance posizionate in alto, mentre il disegno più dissimile da tutti è quello di Aston Martin, che è secondo me il disegno meno azzeccato, anche più semplice da fare per quanto riguarda la geometria delle pance. Le pance sono posizionate più in basso, il problema è che l'aria passa sia la parte inferiore che la parte superiore, ma è molto grossa la parte delle pance, tra l'altro non crea quell'effetto Coca-Cola nella parte posteriore che abbiamo visto invece nelle altre macchine. Quindi mi sembra una soluzione più semplice, meno innovativa e anche una filosofia più difficile da cambiare poi nel corso della stagione. L'altra cosa da sottolineare è di Alfa Tauri, che ovviamente utilizzerà la stessa scatola del cambio, sospensioni e sistema idraulico di Red Bull, e che ha posizionato tutta la parte di raffreddamento dei componenti, che sarà fondamentale nel 2022, in maniera verticale, un po' come ha fatto anche McLaren, col motore che si sviluppa in verticale sulla macchina e crea quell'effetto Coca-Cola più allargata nella parte posteriore, la parte invece dei radiatori più sdraiati sulle pance, la parte dell'intercooler anche nella parte inferiore della macchina, sempre molto più indietro rispetto alle pance, e tutti i flussi d'aria calda vengono poi indirizzati nella parte posteriore del beam wing e del differenziale tramite l'effetto Coca-Cola allargata, diciamo. Mentre Aston Martin ha adottato una soluzione diversa per quanto riguarda lo sviluppo del motore, che è più sviluppato in maniera orizzontale, anche la parte di raffreddamento dei radiatori, dell'intercooler, della parte ibrida, e quindi presenta queste pance molto larghe, non presenta l'effetto Coca-Cola, ma presenta delle branchie di squalo, diciamo, sono presenti sulla carrozzeria, che servono a indirizzare l'aria calda, al posto di passare dal retrotreno della macchina, passa appunto dalle pance e viene indirizzata nella parte posteriore. Tra l'altro il concetto delle branchie di squalo sulla carrozzeria per permettere il raffreddamento dei componenti interni è stato un concetto introdotto dalla Renault 17 anni fa con la Renault del 2005. Quella con cui Fernando Alonso vinse il titolo. Un'altra differenza sostanziale è quella della barra anti-intrusione, che può essere posizionata sia in alto nella parte di punch sia in basso. Queste sono le differenze sostanziali tra le macchine 2022 presentate in questi giorni. Ci sono anche differenze che però incidono in maniera marginale. Comunque, se avete visto qualche differenza che volete farmi notare, scrivetela pure nei commenti, così le analizziamo insieme. Ti sta piacendo il video? Mi raccomando, lascia un like di supporto per questa serie, la Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Mi raccomando, iscriviti e attiva le notifiche per non perderti nessun video. E ora arriviamo al terzo e ultimo punto, andiamo a vedere cosa i team hanno volutamente nascosto nelle macchine del 2022 presentate in questi giorni. Sicuramente l'ala anteriore è molto più semplice di quella che vedremo poi nei test, vedremo anche più appendici aerodinamiche per convogliare i flussi al di sotto della vettura per creare l'effetto Venturi. Un'altra cosa che è stata nascosta ai team è il sistema di raffreddamento dei freni, che sarà più voluminoso e potrà essere utilizzato anche quello come appendice aerodinamica per sfruttare l'aria che arriva, i flussi che arrivano in quel punto, e anche aumentare il carico aerodinamico. In particolare il sistema di raffreddamento dei freni sarà ancora più importante quest'anno, perché ci sono questi copricerchi che vanno a scaldare ancora di più i freni. Anche lo sviluppo dell'airbox è stato nascosto da tanti team, ci sono tante soluzioni diverse e molti team che hanno messo l'airbox, quello della macchina presentata l'anno scorso, per nascondere l'airbox che poi mostreranno nei test invece. Un'altra cosa è stata nascosta sono le appendici aerodinamiche presenti al di sotto delle pance. Infatti secondo me ci sarà molto sviluppo per cercare di creare delle appendici aerodinamiche, ovviamente nei limiti del regolamento. Come ultima cosa voglio sottolineare una notizia preoccupante che è emersa in queste ultime ore. Infatti ieri, durante il filming day di Williams con Albon e Latifi, che hanno provato la macchina 2022, hanno sottolineato un problema di scarsa visibilità. Infatti a causa delle gomme molto più grandi rispetto a quelle degli scorsi anni, e con il pilota posizionato un pochino più in basso rispetto agli scorsi anni, queste ali anteriori anche più grandi, è difficile vedere ogni curva e si ha un angolo di visione abbastanza limitato, in particolare quando piove. Questo problema di
scarsa visibilità che si è visto alla fine a Silverstone, che è una pista molto grande, molto visibile, non è neanche un circuito cittadino, è molto preoccupante comunque, perché se si va a Monaco e non si riesce a vedere le curve, beh, è un grandissimo problema, perché poi risultano anche degli incidenti. E mi collego a questo ultimo punto sottolineando una cosa, che queste ali anteriori sono molto spioventi e anche hanno questo effetto cucchiaio che vanno a rialzarsi, quindi potrebbe esserci anche qualche problema di sicurezza in pista nel caso ci siano degli incidenti. È una cosa da non sottovalutare e la FIA deve guardare e prendere provvedimenti a riguardo prima che succeda qualcosa di davvero grave. Questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi, è stato un video abbastanza lungo, ma ci tenevo a dirvi tutte queste cose molto importanti, quello che non si è visto dalle presentazioni 2022. Come sempre vi ricordo di dirmi la vostra opinione nei commenti, avete visto le novità in più o comunque avete qualcosa da sottolineare su questa nuova stagione 2022 della Formula 1. Come sempre vi ricordo di lasciare un like di supporto per questa serie, la Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Qui da Nastro è tutto, ci vediamo al prossimo video.